l'ospitalità che noi abbiamo nei nostri borghi, nei nostri paesi, è unica, perché comunque è facilissimo entrare in qualsiasi paese, vedere una faccia nuova e ricevere la classica domanda: e voi cacchi faciti? O i chinesiti, sì, certo. E voi cacchi faciti? Ma qua apparteniti? E quelle sono le prime, il primo contatto con lo straniero. Dopodiché inizia la vera e propria accoglienza. Capita spesso di entrare dentro le case delle persone e ti offrono quello che loro hanno e ti dicono: mangiati qua con noi, stasera avemo agio la scritta, e ti stanno offrendo un piatto poverissimo, come se fosse un pranzo da re, perché per loro quello è il pranzo da re. Nella povertà e comunque anche nella grandezza della cultura contadina, l'accoglienza è un dovere per garantirsi un posto sicuro. È l'accoglienza greca, è l'accoglienza che si dà allo straniero, perché comunque anche io vorrei essere accolto nello stesso modo in un paese straniero, magari con qualcuno che mi dà la possibilità di poter arrivare alla mia meta senza difficoltà. Questa cosa dell'accoglienza a noi serve moltissimo nell'esecuzione di questo progetto, perché abbiamo la possibilità di poter essere accompagnati nella storia del borgo, e la creatività dei intervengono in fotoconti e viene, se vuoi, anche stimolata. E poi i ragazzi logicamente dovranno mettere molto del loro, perché il tema che è proposto è un tema importante, un tema sicuramente molto, molto impegnativo. Possiamo dire qual è il tema che hai scelto, che avete scelto, che poi è un tema che richiama l'attenzione non solo sul borgo di Cleto, ma su tutti i borghi in generale? Sì, diciamo che il tema è il tema che non so se lo posso anticipare, perché non lo anticipiamo. È un tema che sarà anche il tema di produzione del Cleto Festival di quest'anno, del 2018. È un tema sicuramente che dà possibilità alla creatività degli artisti di poter esprimersi molto, con le giuste difficoltà, e che è legato, se vuoi, anche al tentativo che noi stiamo cercando di fare nelle nostre terre per portare la vita dove magari c'è stato l'abbandono, dove c'è l'abbandono. Come dicevo prima, le nostre terre sono ricche di storie, ricche di sentimenti, e dobbiamo semplicemente riuscire a capire qual è la chiave giusta per dare la lettura vera della nostra terra, della Calabria. C'è una stanchezza diffusa dello stereotipo della terra calabrese, del malaffare, delle tematiche comuni che vanno a finire sui rotocalchi e in prima pagina. Oltre a quello che esiste, indubbiamente c'è anche la capacità di molti giovani di volersi riappropriare delle proprie storie. Questo e altri sono gli strumenti che noi dobbiamo mettere in piedi per dare la giusta visibilità a questa terra, senza pensare che possa passare la rinascita della Calabria attraverso un processo di industrializzazione che possa essere anche turistico. Il turismo di massa sicuramente è un turismo che porta qualche denaro in tasca a pochi, però il vero turismo è quello esperienziale, è quello che coniuga l'amore per la terra alle tradizioni e soprattutto all'innovazione, anche nel voler portare avanti le tradizioni. E Cleto, secondo me, è uno degli esempi che traina più di tutti in Calabria, perché da un borgo a rischio di spopolamento come questo, da quasi dieci anni, parte l'esperienza del Cleto Festival, che personalmente, quando l'ho conosciuto, è stato una folgorazione, perché oltre a portare dei livelli culturali molto, molto alti, dà la possibilità di poter essere esempio per altre situazioni. Quindi qua si tratta semplicemente di
utilizzare le esperienze degli altri in modo positivo e produrne su tutto il resto del territorio. Oreste, un'ultima domanda, hai praticamente fotografato, visto che sei un fotografo, la situazione della Calabria, la situazione di molti borghi, la situazione di Cleto, e hai dato anche delle soluzioni. Ma qual è la fotografia, cioè se dovessi fotografare fisicamente Cleto, qual è la cosa che ti ha colpito quando hai visto la prima volta Cleto? Cioè una foto che dovessi scattare, fare per rappresentarla visivamente? Quella che farò.